In relazione alla tragedia di Agropoli è stato disposto il dissequestro dell'immobile, in quanto le attività di indagine relative alle analisi scientifiche effettuate dal reparto di investigazioni scientifiche dei Carabinieri sono state completate. Afferma così l'avvocato Leopoldo Catena. Dopo quelli effettuati 3 mesi fa, il PM della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania aveva fissato per il 12 giugno nuove verifiche presso i laboratori del reparto investigazioni scientifiche dei Carabinieri a Roma per ricostruire la tragedia avvenuta il 22 gennaio scorso nell'abitazione di Annalisa Rizzo e Vincenzo Carnicelli, di 43 e 63 anni. Il fascicolo di indagine contro ignoti è in ordine al reato di omicidio e individua come persone offese la figlia minorenne della coppia e tutti i relativi familiari che hanno avuto facoltà di nominare i propri consulenti tecnici per partecipare agli accertamenti. Tali attività riguardavano, ha aggiunto il legale della famiglia di Annalisa Rizzo, il reperimento di oggetti rinvenuti in appartamento e le varie analisi delle tracce ematiche rinvenute nel teatro del delitto. Adesso si attendono le conclusioni anche in relazione alla dinamica dell'evento omicidiario da parte degli investigatori. Al momento la tesi più accreditata resta quella dell'omicidio di Annalisa Rizzo e conseguentemente dell'atto anticonservativo del Carnicelli.